La Poker Hall of Fame trova una nuova casa. Ci troviamo infatti dentro l'Horseshoe, che fino a poco fa era il Bally's. Inizialmente la Hall of Fame era collocata al Binion Horseshoe, dove sono nate le World Series of Poker. Si può dire dunque sia tornata alle origini. La Poker Hall of Fame è stata fondata nel 1979 dalla Horseshoe Gaming Holding Corporation, da un'idea di Benny Binion. Parliamo di un riconoscimento che premia i giocatori professionisti di poker più influenti e tutte le persone che contribuiscono a far evolvere e conoscere il gioco del poker. Fu un'idea di marketing geniale. Da una parte i vincitori del main event di ogni edizione, la cosiddetta Gallery of Champions, con Johnny Most e Stu Ungar, gli unici ad aver vinto tre main al mondo, e Doyle Brunson, detentori di due titoli, Phil Hellmuth, il giocatore con più bracciali, 17 il numero totale, ultimo vinto proprio quest'anno. Dall'altra parte è invece collocata la storica Poker Hall of Fame, con i personaggi più celebri, come Phil Ivey, considerato da molti più forte al mondo, insieme a Daniel Negreanu. L'ultimo a essere stato introdotto nella Hall of Fame nel 2023 è Brian Rust, che ha peraltro vinto un altro bracciale proprio in questa edizione della World Series of Poker. Un saluto dalla nuova sede della Hall of Fame!